Ciao a tutti! Ecco un'idea luminosa per fare una lampada fai da te, semplicissima e divertente, restando comodamente a casa. Serviranno un filo di spago o di cotone grosso, un filo di ferro, io ho usato una graffetta, un tappo di sughero che verrà tagliato a metà, olio di oliva o di semi, o quello che avete a casa, o una ciotolina di vetro di piccole dimensioni come questa. Iniziamo tagliando a metà il tappo di sughero. Attenti alle dita. Ora prendiamo il fil di ferro e lo facciamo penetrare in tutte e due le metà del nostro tappo di sughero. Molto bene. Così. Ora prendiamo il filo di cotone, che sarà il nostro stoppino, e lo andiamo a legare al fil di ferro, in questo modo, facendo un nodo molto semplice. Poi andiamo a versare l'olio 1 cm dal bordo. Prendiamo il nostro stoppino e questa parte sarà immersa nell'olio, invece questa sarà accesa. Se il vostro galleggiante ruota, una volta messo dentro l'olio, potete fare anche così, con lo stesso procedimento di prima. Solo ritagliando, quindi due volte metà, il vostro tappo di sughero, in questo modo. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatevi aiutare dai vostri genitori e se siete i genitori, fatelo provare ai vostri bambini che si divertiranno. Ciao!